ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La mattina, mentre facevo jogging come normalmente accade, ma fortunatamente facendolo sulla spiaggia, che normalmente lo faccio sul lungomare di San Benedetto, noto dei bambini che stanno giocando a palla. Uno dei due tira la palla in acqua, l'altro, che già era in costume, anche se il periodo non è che lo permettesse più di tanto, entra in acqua, segue la palla e a un certo punto me lo perdo. Non vedo più, ma non vedo neanche più il bambino che torna in spiaggia. Vedo una manina che spunta dall'acqua e a quel punto mi tuffo. Quattro bracciate fatte bene, si raggiunge il bambino che comunque mi tira sotto, anche se sono 2 metri, ma il canalone portava giù. Afferro il bambino e lo porto fuori dall'acqua. Si cerca di fargli sputare tutta l'acqua nei polmoni, si riprende. Nel frattempo l'altro fratello va a chiamare i genitori, che erano nel camper parcheggiato antistante la spiaggia. Loro arrivano, chiedo loro di chiamare il 118, ma lì capisco che non erano italiani. Poi mi spiegheranno che erano ucraini, medici ucraini in vacanza qui in Italia, che stanno tornando in Ucraina per tornare a lavorare in un ospedale. Da qui poi il bambino si riprende, lo portiamo nel camper. Io li devo salutare perché ero completamente zuppo, perché ero vestito. In quel mare i bimbi avevano visto la loro isola felice, dove poter tornare a divertirsi e a sorridere. Ora, dopo lo spavento, porteranno nei loro cuori il ricordo dell'amico poliziotto Williams e viceversa. La cosa piacevole è che qualche settimana dopo ho ricevuto presso il comando una mail di questa famiglia, del papà di questo bambino, che ringraziava del gesto ringraziando la Polizia di Stato per aver aiutato il bimbo ad uscire dall'acqua, che senza di me sarebbe morto. Cosa porta nel cuore di questa bella storia? Porto il ricordo, il sorriso della famiglia, del papà, della mamma, del piccolo Victor, e soprattutto la gioia di aver salvato un bambino, essendo papà di bambini della stessa età più o meno, è qualcosa che... Non da, no, è impagabile.